Grazie Presidente. Dunque, no, vabbè, è chiaro che quanto appena affermato dalla consigliera Baglio cambia la prospettiva rispetto a questa pregiudiziale che mi sembra insomma, sia stato richiesto anche di non metterla in votazione. Tuttavia, semplicemente così per dovere di cronaca, anche nella precedente versione del DUP, su questo punto specifico, a pagina 87, in realtà c'era il riferimento, perché io vi ero contestato la mancanza del riferimento alla delibera 70 del commissario Tronca sulle specificità, no, relative in particolar modo ad ADIR, qui viene citata, ma a pagina 87, al punto 1.2, ulteriori provvedimenti programmatori, in realtà c'è un chiaro riferimento sia alle deliberazioni dell'Assemblea Capitolina numero 13. Segue il testo modificato con deliberazione del commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina numero 70-2015 e di Giunta Capitolina numero 58-2015. Quindi questo riferimento era presente all'interno di questo capitolo, anche se per ulteriore dovere di cronaca, nella declinazione dei paragrafi successivi poi non si ripete, diciamo, la citazione della delibera 70, che comunque trattandosi di una citazione complessiva all'interno del punto 1.2 del capitolo in questione, riterrei che poteva essere considerata presente e con un riferimento preciso e consistente. Però, ripeto, visto che poi c'è stato un ulteriore passo e diciamo, la modifica della, penso che possiamo proseguire come proposto. Bene, colleghi.